Il City non si ferma più e va a vincere anche il derby in trasferta, dove un Super Rooney non riesce ad evitare la sconfitta, perché Aguero e Sinclair sono scatenati. Il Barcellona vince a Londra con un Chelsea ancora in difficoltà, un 3-0 senza appello per i ragazzi di Giannattasio. La Juve di Luke cede al Malaga, che affonda con Isco. Impresa del Tottenham a Madrid per 2-1, con la squadra di Violante che con questa vittoria contro Alvi può ambire forse a qualcosa di più che una salvezza tranquilla, anche perché il Bayern di Ricci si ferma contro l'ottimo Zenit di Micheroni. Per la salvezza, vittoria del Galatasaray a Parigi per 2-1. In vetta alla Lega B, le prime tre pareggiano tutte, 2-2 nello scontro retto fra Atletico Madrid e Liverpool, mentre la Roma capolista non va oltre il pari contro il Lione, secondo ma quarto per differenza reti. Il derby della Madonnina va al Milan, che si impone per 1-0 con Robinho. In fondo alla classifica, importante vittoria del Napoli di Alex Mirto sul Benfica di Agostino Nori, mentre Schalke e Porto si dividono la posta in palio. Con l'Udinese che riposava, non sbaglia lo Stoke, che dilaga sul Marsiglia addirittura per 4-0. Altra sconfitta per il QPR contro il Bilbao, che intravede la zona playoff. Il Corinthians è sempre a punteggio pieno e col minimo sindacale ha la meglio su un buon Palermo. Vittoria del Celtic sul campo del Fenerbahce, in crisi di risultati. L'Angie si impone di misura dopo una partita combattutissima sul campo del Lille. Il Siviglia cala il pochissimo a Parma, mentre Shakhtar e Valencia, che dimostra anche la classifica, si equivalgono e con un 2-2 non riescono a imporsi sull'altra. Per Sky News 24, Mirko Antonelli.